Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o veli di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stello, poi la spiga, poi lo chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava a loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Cari fratelli e sorelle, questo Vangelo mostra che Dio usa molto spesso ciò che dentro di noi è piccolo e che rende i più grandi miracoli attraverso ciò che è più piccolo in noi. Tante volte dobbiamo affrontare gli enormi problemi e la domanda che molto spesso facciamo è: Ma noi siamo abbastanza forti per affrontare questo problema? Nel frattempo, questa parola ci mostra che la domanda giusta è: Ma noi siamo già abbastanza deboli? Perché, carissimi, Dio usa questo che è più piccolo. Quando noi siamo deboli, viene il Signore e riempie il nostro cuore con la sua grazia. Dio usa questo che è più piccolo in noi per rendere le cose grandi. La nostra vita è proprio come un seme di senape. È il più piccolo, ma poi cresce e diventa un albero potente. La domanda è, per esempio, perché è stato scelto l'Israele? E la risposta: perché era il più piccolo di tutte le nazioni. Carissimi, Israele oggi è la nostra Chiesa, siamo noi. Che cosa abbiamo per affrontare il male del mondo? Che cosa noi abbiamo per affrontare il male del mondo? Allora Gesù dice: Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Allora quello che abbiamo è la nostra piccolezza, la nostra debolezza, è l'amore di Dio, la presenza di Dio, la provvidenza di Dio,
La promessa di Dio, basta, nient'altro. Ricordate, carissimi, la storia quando Gedeone andò in guerra, come il buon capo soldato ha preparato un esercito di 32.000 soldati. Quando andarono a combattere, Dio disse: no, 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 non potete vincere, perché siete troppi. E così Gedeone mandò coloro che avevano paura di tornare a casa. Dice: se qualcuno di voi ha paura, tornate a casa tranquillo. Allora sono tornati 22.000. Allora sono rimasti soltanto 10.000. Ma Dio disse: siete ancora troppi. E dice a Gedeone: portali al torrente, così ti mostrerò chi ho scelto. E là il Signore, vicino a questo piccolo fiume, Dio mostrò a Gedeone soltanto 300 e disse: questi sono i soldati con cui puoi vincere questa battaglia. Allora, carissimi, la domanda mia è: quale comandante, quale capo lo fa? Com'è possibile che non possano vincere con 32.000, ma con 300 possano vincere? Da dove viene questa idea? Non si tratta, carissimi, di accettare sta storia trattandola come se fosse la triste volontà di Dio. E tanti dicono: ah, la volontà di Dio, va bene, la accettiamo. Ma che il modo che Dio dà di scegliere, credere che sia il migliore, di voler essere il più piccolo. Cioè, carissimi, è molto importante che io voglio scegliere questo, piccolezza. Questo deve diventare la mia scelta libera. Io voglio essere piccolo, perché questo mi rende più vicino a Dio. Meno io significa più Dio nella mia vita. Ricordate, carissimi, altra storia di Samuele che cerca un re e va a Betlemme, a casa di Jesse. Jesse li porta tutti i suoi figli. All'inizio il maggiore, il più saggio, no? E dopo più grande, più bello. E Samuele dice: no, questo no, questo no, questo no. C'è qualcun altro? E risponde Jesse: ma c'è, ma questo è più piccolo. Avete sentito, no? Più piccolo. C'è Davide, ma quello non è stato preso in considerazione. Lui pascolava le pecore nel campo. Così Samuele dice: chiamatelo. Era lui. Più piccolo, era stato scelto da Dio. Carissimi, Maria, la ragazza piccola, e da lei dipende la salvezza del mondo. Ovviamente, se questo Vangelo parlasse dei piccoli rappresentati da Maria, noi avremmo un problema a ritrovarci in questo brano. Ecco perché questo Vangelo va oltre, perché il peccatore è il più piccolo nel regno dei cieli. Questo grano di senape, che dopo diventa grande albero, carissimi, il peccatore. Chi ha potenza oggi nella Chiesa? Il peccatore. Paolo dice che è l'ultimo. Lui stesso dice: eh sì, io sono l'ultimo. Io sono primo dei peccatori.
Potete oggi immaginare la Chiesa senza Paolo? La Chiesa senza Paolo oggi sarebbe diventata un albero così grande? Cari fratelli e sorelle, potrebbe essere una notizia migliore per noi oggi. Dio non ci ha scelti qui, in questa Chiesa, perché siamo noi migliori, ma perché siamo più piccoli, perché siamo peccatori, perché ci ha scelti per trasmettere attraverso noi la sua vita, che è lui stesso. Nella Chiesa, nell'evangelizzazione, non si tratta di trasmettere la nostra vita. Sì, ovviamente noi ogni volta la trasmettiamo. Quando cominciamo a discutere, no? Per esempio, su chi di noi è il più grande? Chi ha ragione? Ma non va bene, carissimi. Noi non dobbiamo trasmettere la nostra vita, ma la vita divina. E questo deve funzionare. La luce del Vangelo deve brillare e brillerà quando noi diventeremo veramente piccoli.